Abbiamo anche previsto, perché ho letto cose, vabbè, insomma, che i soldi venivano al ministero, si toglievano a Roma per darli al ministero, cioè tutto falso. Anzi, abbiamo previsto nel provvedimento che le risorse, questo 30%, vada direttamente dal parco archeologico del Colosseo alla soprintendenza speciale di Roma senza transitare per il ministero. Quelle risorse, si verifica che non basteranno, ne serviranno di più. Naturalmente si può tutto vedere, si può vedere tutto, ma da lì a scrivere che abbiamo tolto risorse come di Roma, finché lo dicevamo noi sembrava una discussione tra le parti. Siccome lo dice in modo molto netto, sì, il Consiglio di Stato, mi pare che sia molto chiaro. Quindi Roma continuerà a avere, prima andava l'80% al Comune di Roma, ai beni del Comune di Roma, adesso andrà l'80% ai beni del Comune di Roma. Beh, le risorse non danno fastidio, perché le risorse vanno per migliorare la fruizione, la tutela del patrimonio. Il fatto che i musei italiani siano passati dai 38 milioni del 2014 ai 45 milioni e mezzo del 2016 e nel 2017 la crescita è enorme in tutta Italia, non soltanto i musei famosi, anche i musei piccoli. Abbiamo fatto nel primo semestre quasi 2 milioni in più rispetto all'anno scorso, che era già un anno boom, un anno record. Mi pare un fatto importante, anche perché quei milioni di persone in più non sono solo turisti, ma sono soprattutto cittadini. Bene, oggi dal 2012 abbiamo un assegno vitalizio che ha natura prevalentemente previdenziale e che corrisponde esattamente a quanto è stato versato. Ogni mese un parlamentare versa 900 euro circa, 917 euro per 5 anni, per cui in 5 anni versa circa 50.000 euro che gli saranno restituiti in forma previdenziale a partire dal 65esimo anno di età, nel caso in cui abbia fatto una sola legislatura, e nel caso in cui si tratti di un parlamentare che abbia fatto due legislature potrà percepirla dai 60 anni in poi. Questa è la legge attuale, per cui su questa legge non c'è uno spazio di intervento dal punto di vista della modifica della qualità dell'intervento stesso. Per il retributivo invece, che appartiene appunto a tutti i parlamentari che ne godevano sino a tutto il 2012, abbiamo una media dei contributi versati negli anni in cui si è stati parlamentari. Negli anni è cambiata anche lì la legge, a partire dall'inizio della Repubblica si è passati da situazioni oggi non praticabili, come quella di dare un vitalizio per una sola ora passata in Parlamento, quindi un solo giorno, una sola ora, si aveva diritto a 900 euro attuali a partire già dai 40 anni in poi, ma nel tempo questa legge è cambiata, per cui i vecchi parlamentari che godono ancora di questo sistema si sono visti applicare nell'ultima legislatura, dove il Collegio dei Questori che io coordino ha disposto anche questo tipo di provvedimento, una sorta di contributo di solidarietà, per cui per 3 anni gli è stato diminuito in una maniera significativa l'assegno di pensionamento di previdenziale che ricevevano. Quindi retributivo e contributivo è una differenza che appartiene a prima del 2012. Oggi, che siamo nel 2017, già da oltre 6 anni, quindi dal 2012 al 2017, abbiamo un sistema che è già pienamente contributivo come quello degli altri lavoratori italiani. Evidentemente tutto può essere migliorato, ma se si dovesse migliorare la situazione dei parlamentari, naturalmente si andrebbe a migliorare, quindi a cambiare, anche la situazione contributiva e previdenziale di tanti altri lavoratori italiani, per un diritto di parità di trattamento che sarebbe immediatamente richiesto alla Corte Costituzionale. Tutto questo oggi ancora non è accaduto, ma voglio confidare che il lavoro di sobrietà che è stato intrapreso da questa legislatura e che ha portato, come io stesso ho ricordato ieri, ad una restituzione al bilancio dello Stato da parte della Camera di ben 350 milioni nel corso degli ultimi 5 anni, ebbene tutto questo avrà un senso anche con un adattamento della legge sui vitalizi che viene reclamato come giustamente da essere rivisitato. Io vorrò ascoltare con attenzione in aula le ragioni di chi le sostiene e le ragioni di chi invece è contrario. Ricordo che, appartenendo a un partito come quello di Civici e Innovatori, una volta si chiamava Scelta Civica, avevamo presentato una proposta di legge costituzionale
che tendeva proprio a ridisegnare i vecchi vitalizi conformandoli a quelli attuali, quindi estendere il sistema di conteggio dei vecchi vitalizi a quelli attuali. Quindi quello era l'orientamento del mio gruppo parlamentare che oggi sarà ribadito in aula. Beh, senz'altro c'è un problema di retroattività, ed è un problema oggettivo che è sempre stato riscontrato in varie situazioni assimilabili dalla Corte Costituzionale, prima ancora che dalla Corte di Cassazione. E c'è un problema che è stato prospettato dagli esperti della materia, che è quello che andrebbe a colpire tante situazioni professionali che hanno appunto un loro sistema previdenziale che si vedrebbe completamente trasformato con l'applicazione anche per loro degli stessi criteri applicabili con questo sistema che oggi molti auspicano che venga introdotto anche qui alla Camera. Che cosa voglio dire? È che le casse previdenziali potrebbero non reggere il sistema se modificato così come questa legge oggi presentata alla Camera potrebbe rappresentare. Per noi sindaci è importante questo finanziamento perché conosciamo bene la funzione sociale dello sport. Lo sport aiuta a creare relazioni e ad abbattere anche le distanze. E quando si gioca, soprattutto quando si gioca in squadra, conta il colore della maglia, non il colore della pelle. Quando si gioca si cerca di ottenere il punto e non si pensa come uno è vestito. Questo finanziamento, insieme al finanziamento periferie aperte, ci permette di dare delle risposte alle nostre periferie che sono nate per dare risposte alle esigenze abitative e basta, mancano ancora servizi e spazi per socializzare. Attraverso gli impianti sportivi, attraverso gli impianti anche all'aperto, creiamo spazi per socializzare e ricostruire il senso di comunità che forse nel passato avevamo perso. Spero che non sia vero, che è impossibile per un millimetro e mezzo di acqua che si consuma sul lago di Bracciano che ci sia questo stop all'acqua su Roma. Gioco forza, se manca bisogna partecipare tutti quanti. Accoglierebbe insomma con favore. Dispiacere, ma trovo che sia, se non c'è, no, anche perché sennò praticamente qualcuno rimane proprio 0-0 senza. Penso che non si possa fare a meno, purtroppo. Speriamo che le condizioni climatiche migliorino a tal punto da poter permettere una soluzione più vivibile. Lei che ne pensa? Beh, metterebbero dei rubinetti a Niasoni. Anche nelle case, che ne pensa? Le case no, chiuderei tutte le fondane che ci stanno fuori. Dico che adesso credo che manco servirebbe, andiamo contro agosto, perciò Roma si svuota e dovrebbe essere un grosso problema. Però se manca bisogna approvvigionarsi, come facciamo? Un provvedimento bisogna avviarlo. Però credo, ripeto, che penso il mese d'agosto questo problema ci sarà. Poi speriamo che, ecco qua, che arriva l'acqua e che tutto si pianifica, insomma. Considerando che dove noi la mandiamo da Rieti, io sono di Rieti, alla città da Rieti mandiamo l'acqua giù, se ne sprecano fiumi enormi di acqua, basterebbe prendere e portarla giù. Se tirano solo l'8% da Bracciano non si capisce perché debbano togliere l'acqua per 8 ore a tutti. L'accoglierebbe uno sfavore, insomma. Certo che sì, diciamo, non mi sembra giustificato con i numeri, dopodiché. Da una parte è anche giusto, nel senso che comunque sia si spreca tanta acqua. Certo, non so se 8 ore poi vanno bene anche per il cittadino, perché comunque 8 ore sono molte. Vedremo. Se necessario bisogna farlo. Penso che è una misura estrema, ma le estreme, misure estreme. Il bene dei nostri cittadini sia uno dei punti centrali. Grazie. Che rappresento 8.000 sindaci, qualcuno più atletico che vi rincorre nel modo in cui ci si veste. I piatti sportivi, vedazione, si fa sport per diventare un atleta, si fa sport per riusciamo a far uscire di casa, dalla propria stanza, dall'allontanare. La Lega Nazionale Dilettanti, su questioni concrete, con il credito sportivo abbiamo concesso ai comuni mutui a tasso agevolato, il sito di impianti sportivi, però ne abbiamo migliorato anche le attività attraverso la promozione, teatro, gli stadi senza barriere, Lega Nazionale Dilettanti per le nostre periferie che sono nate come zone per dare un nuovo intervento, sport e periferie, che ho ascoltato con piacere, i luoghi in cui anche attraverso lo sport si parla importante del nostro paese. Grazie.
testimonianza sportiva nel nostro mondo è sempre stata di primissimo piano. Paese. Oggi, firmando la convenzione, abbiamo finalmente fatto partire i primi denari verso questi comuni. Il governo Renzi ci aveva creduto, i primi 100 milioni del bando sport e periferie erano nati nei 1000 giorni e oggi rilanciamo con ulteriori 100 milioni di euro. Siamo un governo che vuole investire nelle periferie e nello sport. Oggi la dimostrazione è più chiara. Allora, la scherma ogni giorno, insomma, se chi la segue ci riserva delle notizie bellissime. L'oro ieri del fioretto femminile lo danno sempre tutti per scontato, però insomma è una squadra molto rinnovata, è impressionante cosa stanno facendo e continuano a fare le ragazze. Poi se pensi alla sciabola maschile, eravamo dispiaciuti magari per una semifinale, poi invece è fantastica la reazione per la medaglia di bronzo. La verità è che in tutte e tre le armi, fioretto, sciabola e spada, uomini e donne, siamo molto competitivi. Poi uno può vincere, arrivare secondo o terzo o arrivare molto vicino dal podio. Questo in prospettiva per chi ci ascolta è fondamentale, perché voi sapete che a Tokyo non ci avremo più la rotazione, ma ci abbiamo tutte e sei le gare a squadre. Quindi magari trovi l'individuo singolo in una nazione che ci può fregare. Insomma, sulle squadre siamo molto competitivi. Sul nuoto... ho visto anche le batterie di Paltrinieri e Detti, sicuramente molto bene. Ho visto Federica in batteria, 1.56.07, prima mattina, miglior tempo. Adesso vediamo la semifinale, domani mattina parto per vedere la finale. Insomma, era insomma, particolarmente bella diciamo, ovviamente nella sua nuotata. E quindi saremo domani tutti incollati a vedere che succede. Non le nascondo che siamo felicissimi, adesso è chiaro che diciamo, questa commissione, anche se la parola non è proprio esatta, dovrà valutare se ci sono quelli che sono rimasti fuori diciamo, per poco nei punteggi del bando precedente, o se nel frattempo arrivano delle nuove domande, perché nel giro di 2-3 anni indubbiamente, pensi solo alle zone terremotate, quante cose sono cambiate lì in termini di impiantistica che meritano la massima attenzione. Noi abbiamo molto premuto, nel senso se era possibile rifinanziarlo, è chiaro che dovrà entrare, presumo, nella legge di stabilità appunto, che ci sarà da settembre a dicembre come attuazione, però è una cosa che ne beneficia tutto il Paese, è chiaro, chi ci ascolta sa che in particolare il centro, ma moltissimo al sud, dove indubbiamente le carenze sono sicuramente maggiori. Insomma, il CONI esiste da oltre 100 anni, però non era mai successo che ci fosse la possibilità che un governo demandasse al CONI l'opportunità diciamo, di realizzare, completare, intervenire su impianti sportivi sul territorio. Noi sappiamo perfettamente che questo è... diciamo una risposta importante a quello che sono spesso delle carenze sportive che ci sono nel sistema scolastico, e la forza del paese è dovuta a questa mostruosa, bellissima, importante capillarizzazione dell'associazionismo sportivo, per cui abbiamo delle realtà che sono l'orgoglio del paese, però per fare sport poi servono gli impianti il più possibile polifunzionali, però non necessariamente. Si è istituito un gruppo di lavoro, un'unità organizzativa, 3 persone totalmente laiche, super partes, consiglieri di Stato, avvocati generali dello Stato, coordinati da un prefetto che hanno valutato le domande. Oggi diciamo, si firmano gli accordi con i primi 32, 53 sono già stati convenzionati, si proseguirà con delle scadenze molto brevi, non le nascondo la felicità che il governo... Penso che questa cosa sia oggettivamente sia laica, sia a favore dello sport e basta, non deve avere simpatie in un senso o nell'altro, anche perché i comuni sono molto trasversali anche diciamo, partiticamente parlando.
però insomma è la possibilità che hanno, molto spesso loro sono bloccati spesso dai patti di stabilità di completare, sistemare o addirittura fare ex novo degli impianti che se no non avrebbero mai visto la luce. Di questo siamo orgogliosi. Con questa sentenza della Corte di Cassazione il diritto afferma quello che la scienza e la comunità scientifica mondiale da anni sostiene con forza, cioè che non esiste nessuna correlazione tra i vaccini e l'insorgenza dell'autismo. Anzi, i vaccini ci mettono in sicurezza, ci proteggono, sono sicuri e sono l'arma numero uno per vincere pericolose malattie che ancora esistono e sussistono nella nostra comunità internazionale. Nazionale italiana. Io temo che potrebbe essere giudicata incostituzionale dalla Consulta non perché sia incostituzionale davvero, ma perché la Consulta è composta di pensionati d'oro, che hanno già dichiarato incostituzionali molti dei provvedimenti fatti contro le pensioni d'oro. Penso che sarebbe ancora una volta un segnale sbagliatissimo. Temo che il PD, diciamo, approvi questa proposta per farsi bello di fronte a una cosa che sa che probabilmente poi non verrà mai concretizzata grazie alla Consulta. Sulla vicenda dei vitalizi, purtroppo l'asse di centrodestra non è stato concorde mai. Forza Italia fu anche tra i movimenti che insieme al PD bocciarono la proposta di Fratelli d'Italia contro tutte le pensioni d'oro, perché al tempo noi non parlavamo solamente dei vitalizi, ma di tutte le pensioni d'oro che sopravviveranno anche a questa proposta del Partito Democratico. Ci dispiace, ma pensiamo che in questo tempo la politica debba dare dei segnali chiari rispetto alla capacità di stare al passo con i problemi dei cittadini. Sì, Fratelli d'Italia ovviamente voterà sì alla proposta di abolizione dei vitalizi, ci dispiace che arrivi solo oggi, viene da pensare che arriva solo oggi nel tentativo di far finta che si vogliono abolire i vitalizi, ma poi fare una legge che non si fa in tempo ad approvare. Lo dico perché Fratelli d'Italia per primo ha fatto questa proposta 3 anni fa e non oggi, e quando è arrivata in commissione il PD l'ha bocciata insieme alla stragrande maggioranza dei partiti. Noi votiamo sì, speriamo che si possa portare a termine. La legge in discussione rischia di essere incostituzionale per ammissione anche del suo presentatore, quindi rischia di essere una grande presa in giro per tutti gli italiani. Noi vogliamo tagliare i vitalizi e per farlo proponiamo un contributo di solidarietà e un'uguale iniziativa che riguardi tutte le regioni italiane, dove il trattamento è decisamente disparato ed iniquo. Ha ragione Di Maio, c'è un ritardo mostruoso, e sa qual è? Il ritardo con cui lui ha firmato quella legge, 2 anni, perché si è voltato dall'altra parte, perché non si è unito alla battaglia. E sa qual è il problema? Che questa cosa dei vitalizi unisce chi vuole conservare le cose come stanno con chi vuole far fallire la politica in termini di risultato. Se noi non riuscissimo ad approvare questa legge, sa chi esulta? Chi si mantiene il privilegio e chi va in campagna elettorale e racconta: italiani, il PD come sempre li ha preso in giro. E allora complimenti a questo asse della conservazione. Io mi troverete non a piantare bandierine, ma a cercare di fare riforme per questo paese. Io non pretendo che si studi la mia biografia, perché quanto di meno significativo ci sia, ma è dal 2010 che io mi batto su queste cose. La regione Emilia-Romagna, quando era presieduta dal sottoscritto in termini di consiglio regionale, non ha ricalcolato, ha abolito i vitalizi. Ma non perché c'è una battaglia contro la casta, ma perché si prova a ridare credibilità al lavoro parlamentare. E secondo me passa solo da una grande riforma anche di ciò che è stato il passato di queste istituzioni. Non mi troverete mai dalla parte di chi dà la caccia al politico. Quando incontro un ex parlamentare, io faccio 2 cose, gli do del lei e lo ringrazio. Perché se questo paese è un paese libero, democratico e politicamente solido, è per il loro impegno. Detto questo, penso di fare un servizio a tutti, loro compresi, se restituisco quelle situazioni di riduzione del fossato tra i cittadini e la politica che passano anche dal racconto di queste cose. Mi faccia anche dire che è bello vedere i giornali che negli ultimi 6 mesi hanno denunciato lo scandalo dei vitalizi, non faranno mai nulla, non li aboliranno mai. Alla vigilia di questo voto cosa titolano? Ecco il cedimento della politica alla casta. Io penso che ora che tutti cominciamo a fare un servizio alla verità, al senso di responsabilità di questo paese, e il senso di questa legge va proprio in questa direzione. Nessun cedimento all'antipolitica, ma è un provvedimento che rimette giustizia.
Guardi, ripeto, io non mi sono mai posto l'obiettivo di essere padre, se non dei miei tre figli di cui vado molto orgoglioso. Cerco di cambiare le situazioni che trovo nella società, nella politica, nella economia. Alla fine il risultato sarà che se questa legge è approvata, oltre a ridurre un po' i costi, c'è minore disparità tra politici e cittadini. Questa legge ha un promotore, un primo sottoscrittore, un relatore, non devo fare pubblicità progresso, siete capaci anche voi di arrivare alle conclusioni. Con per spegnere le fiamme e poi a un certo punto abbiamo sentito un grosso botto, era il tetto sicuramente che è caduto e tutta la notte hanno continuato a spegnere le fiamme e uno, cosa stabilimento nel 2013 è scoppato un incendio. Abbiamo segnalato qua all'ASLER, però hanno detto che qua le cose vanno bene perché noi smaltiamo roba pericolosa e di fronte a un asilo dei bambini, dove la gente reside, no? E poi praticamente il fumo andava dall'altro lato e dall'altro lato. Ci hanno detto solo di stare prudenti e di chiudere le finestre, ma però dall'altra parte praticamente hanno evacuato la gente lì. Di qui ci hanno detto di stare di chiudere le finestre, perché a un certo punto c'era un odore un po' molto forte che si bruciava. Sì, si sentiva un po' qualcosa in gola e poi hanno detto di chiudere le finestre. Ma come il vento non portava il fumo di questo lato, ogni tanto cambiava direzione e ci hanno detto di stare prudente. L'incendio ha scoppato verso le 7. Per spegnere le fiamme e poi a un certo punto abbiamo sentito un grosso botto, era il tetto sicuramente che è caduto e tutta la notte hanno continuato a spegnere le fiamme e questo stabilimento nel 2013 è scoppato un incendio, abbiamo segnalato qua all'ASLER, però hanno detto che qua le cose vanno bene perché noi smaltiamo roba pericolosa. E di fronte a un asilo dei bambini, dove la gente reside, no? E poi praticamente il fumo andava dall'altro lato e dall'altro lato. Ci hanno detto solo di stare prudenti e di chiudere le finestre, ma però dall'altra parte praticamente hanno evacuato la gente lì. Di qui ci hanno detto di stare di chiudere le finestre, perché a un certo punto c'era un odore un po' molto forte che si bruciava. Sì. Si sentiva un po' qualcosa in gola e poi hanno detto di chiudere le finestre. Ma come il vento non portava il fumo di questo lato, ogni tanto cambiava direzione e ci hanno detto di stare prudente.